Benvenuti in questo nuovo video, io sono la ginnasta del CSB e oggi questo video comincia dal bagno perché è la serata di Halloween e questa sera voglio farvi vedere come mi preparerò io. Bello, bellissimo, fa niente. E niente, partirò dai capelli che ho già piastrato stamattina, ma che poverini, hanno preso l'acqua e quindi si sono un po' tanto non arricciati, però mossi. Comunque, volevo farvi vedere che non si vede, ma ho un occhietto tutto rosso perché siamo usciti anche ieri sera, ho dormito pochino e niente. Ho gli occhietti molto sensibili al non dormire, alla luce, al computer, all'acqua del mare, al sole. Poverini, sono perennemente rossi. Adesso sono contenta che usciamo, quindi sono super 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 chiacchiericcia. Mi dispiace che se vi annoio, ma niente, sono felice. Adesso vi faccio vedere come procederà il tutto. Quindi partiamo dai capelli, ho scaldato la piastra, adesso li lego e poi li lego con cosa? Questo. Ta-da! Probabilmente adesso metterò uno non slow motion perché è quello che rallenta, un time lapse perché altrimenti questo video viene lunghissimo. Allora, capelli fatti, mi sembrano anche venuti abbastanza bene. Dai, dritti, sono un po' elettrici. Perfetto. Adesso passiamo alla parte del trucco, sa che vado in camera, che ho una lucetta un po' meglio di questo schifo di luce gialla. Spegniamo qui prima che mi vada a fuoco la casa e niente. Allora, ho preparato qui tutte le cose, palette, che metto qui perché userò dopo, poi qui i pennelli, qui cose, altre palette, che metto qui così almeno capisco cosa devo fare. Quello che voglio fare è andare a fare un eyeliner bello pronunciato sotto tutti i brillantinini. Poi voglio fare, devo decidere, fare tipo un cuoricino qui, il picche di qua, o i quadri, non lo so, adesso vedo. E poi rossetto rosso, basta, perché poi io ho il vestito a scacchi, nero e bianco. E un giubbottino rosso e sopra un giubbottino, cioè un giubbottino di pelle rosso e sopra, perché fa freddo, un pellicciotto nero, scarpe nere e niente. Adesso vediamo cosa tirerò fuori. Cominciamo col correttore. Perché mi brucia? Ah sì, perché mi sono truccata anche oggi, mi sono struccata, la mia pelle mi sta abbandonando. Poi fissiamo con la cipria. Fissiamo con la cipria. Potrei fare un bel baking, però non c'ho. Ops. Creiamo un po' di profondità all'oculo, giusto per. Non ho voglia di mettere troppo troppo ombretto, perché tanto poi andrò a fare un bel eyeliner pronunciato. E tra l'altro mi sa che sopra voglio fare una riga argentata, così faccio l'effetto nero bianco, anche se è nero argento, però giusto per rendere più o meno l'idea. Questo è un calletto che mi si è aperto tipo un mese e mezzo fa e non vi preoccupate, è in via di guarigione, però poverino ogni tanto ancora si apre. Brutto, ragazzi, mi rimarrà un segno brutto brutto qui. Vabbè. Le gioie. Allora, prendo un po' di marroncino e lo mischio con questo marroncino un po' più. Prendo questo, lo mischio con un filo di questo, giusto per creare un po' di profondità. Per non fare troppo. Ops. Bene. Il mio, voglio farlo leggero, è andato a quel paese. Why? No, dai. Dalla telecamera sembra molto più pronunciato, invece no. Gato. Non importunarmi. Mi stai togliendo anche la luce. Se vuoi farmi compagnia, ok, però non togliermi la luce. Togliermi la luce.
Vediamo cosa uscirà da questa cosa. Però devo sollevare un po' questo perché altrimenti non riesco. Il mio intento era anche quello di... Smettila di mangiarti lo scotch. Da qua sembra carino, però finché guardo... Amore, ma come faccio a arrabbiarmi con te? Impossibile. Oh, non è che posso tenere in mano tutte le cose che ho sul tavolo, eh? Oh. Basta! No, ragazzi, è impossibile. Non lo vedete? Amore, dopo ti faccio le coccole, adesso mi devo truccare, ok? No, non ho parole, ti sei seduto sopra? Prendo un po' di argento e vado ad applicarlo sopra la linea. Passo la rima inferiore e non so sinceramente se farlo con la matita oppure no. Mi sa di no, raga. Faccio con l'ombretto, così almeno intensifico quanto voglio e sono sicura di non fare disastri, forse. Sistemo un po' la puntina interna e poi posso fare il cuoricino da una parte. Spero solo di non fare disastri perché questo poi venir via è un po' un casino. Ho qui un casino, raga, ve lo dico. Allora, prendiamo. Mi servirebbe un pennello a penna, però non questo. Ma non è regina degli scacchi. Adesso me ne rendo conto. È qualcosa con le carte, va bene? Ragazzi, prendetemi così come sono, va più che bene. Ora ho un paio d'orette, un'oretta più o meno, prima di vestirmi e quindi niente, vi aggiorno dopo. Allora, mi mancava da mettere il rossetto, quindi vado a metterlo adesso, anche se è un po' presto, ma fa niente. Al massimo poi lo ritocco prima di uscire. Allora, c'è un parrucco. Vado con un pennellino, così almeno evito di uscire dal contorno delle labbra. Bene, questo tavolo è diventato tutto rosso comunque. Ancora? Io direi che è meglio di così. Ecco cosa devo fare le sopracciglia. Ragazzi, sto dimenticando le sopracciglia.